e bentornati! Negli altri tre video per gli effetti speciali vi ho fatto vedere come creare una protesi da zero, quindi da come scolpirla, creare uno stampo, andarla a applicare e poi colorarla. Questa volta parliamo di face casting. Cos'è un face casting? Sostanzialmente è il calco di una parte anatomica, in questo caso del volto, che servirà come base per scolpire delle protesi. Per esempio, se andiamo a fare delle fronti o un naso, sarà molto più semplice farlo partendo da una base del genere. Quindi abbiamo già un naso, andiamo ad applicare la plastilina e sarà molto più facile. Quindi vi lascio al tutorial, vedrete che sarà molto semplice e soprattutto low cost. Allora, per il face casting possiamo usare diversi materiali. Quello più comune e più preciso da utilizzare è l'alginato. È una polvere a base di alghe, praticamente quello che usa il dentista quando prende l'impronta dentale. Si mischia con dell'acqua a presa rapida il mio, quindi a circa 3-4 minuti per miscelarlo ed asciugarsi. Questo cattura qualsiasi dettaglio, quindi davvero dai pori, le rughette, le ciglia. È sicuramente l'opzione più professionale e precisa per fare un calco di una parte anatomica. Questo costa circa 15, forse anche leggermente di più, a mezzo chilo. Quindi ovviamente è la soluzione per chi vuole fare un calco davvero ultra preciso. La soluzione che vi propongo è molto più economica. Si può fare anche da soli, quindi davvero è molto semplice. E servono bende gessate. Sono delle bende, delle garze, impregnate di polvere di gesso, che al contatto con l'acqua si sciolgono praticamente, si induriscono e diventano davvero gesso. Queste si trovano in tutti i negozi di belle arti. Poi serve una cosa oleosa, un prodotto oleoso, io utilizzo l'olio Johnson, va bene qualsiasi altro tipo di olio, delle ciotoline per miscelare e del gesso alabastrino. E possiamo iniziare a creare il nostro face casting. La mia modella di oggi è Eva, del canale Auto Cosplay. Loro sono dei ragazzi che si occupano di cosplay, tutto ciò che riguarda il mondo cosplay, quindi armi, accessori. Andate a visitarli perché sono dei matti da legare e fanno davvero delle cose molto belle. Prendiamo le bende gessate e iniziamo a tagliare delle striscette con le forbici. Facciamo togliere dalla persona a cui andiamo a fare il face casting qualunque tipo di piercing, occhiali e quant'altro. Leghiamo i capelli, indossiamo noi dei guanti e mi raccomando i vestiti che siano comodi e soprattutto che se si sporcano, insomma, non creiamo grandi danni. Proteggiamo poi il tavolo con della carta trasparente. Con la pellicola andiamo poi a proteggere i capelli della nostra vittima, quindi andiamo ad avvolgerli con la pellicola. Prendiamo poi l'olio e lo applichiamo su tutto il volto. La cosa importante è che andiamo a proteggere molto bene i peletti, quindi sopracciglia, ciglia, basette e quant'altro. Prendiamo le nostre striscette di bende gessate, iniziamo a metterle all'interno dell'acqua, bastano davvero pochissimi secondi di immersione, poi le strizziamo leggermente ed andiamo a applicarle sul volto, massaggiandole bene. Con delle striscette un pochino più sottili vado a fare il contorno occhi e sul naso. Importante, ovviamente lasciamo scoperte le narici della persona e gli occhi, che andremo a fare successivamente. Dopo aver coperto tutto quanto il volto della persona, andiamo a fare un secondo strato per rinforzare la maschera. Una volta finito di coprire tutto quanto il volto, lo lasciamo asciugare per qualche minuto finché non si indurisce la maschera.
chiediamo alla persona sotto la maschera di iniziare a muovere un pochino i tratti, quindi muovere le sopracciglia, muovere gli zigomi e piano piano dall'alto, dai bordi, iniziamo a staccarla. Una volta staccata la maschera, andiamo a coprire i buchi degli occhi e delle narici. Lo faccio dall'interno, quindi prendo altre bende e le vado a mettere. Importantissimo che siano molto molto lisce lungo i bordi, altrimenti si vedrà poi quando andremo a mettere il gesso dentro. A questo punto andiamo ad oliare tutta quanta la maschera all'interno. È importantissimo che sia completamente unta, altrimenti poi il gesso si attaccherà alle bende gessate e non lo staccheremo più. A questo punto andiamo a fare il positivo, quindi prepariamo il gesso. Prepariamo un po' di gesso alabastrino, ci versiamo piano piano dell'acqua e iniziamo a girare. A questo punto prendiamo una scatola, utilizzo una scatola di cartone vecchia, andrà benissimo un cassettino, un qualunque cosa per poggiare la nostra maschera a testa in giù. Ci ho messo un asciugamano vecchio, andrà benissimo anche della carta pallottolata. Mettiamo la maschera a faccia in giù, in maniera che sia stabile, e poi ci versiamo dentro il gesso, piano piano. Una volta che è asciutto, la togliamo dalla scatola e iniziamo a togliere le bende gessate. Iniziamo davvero a scartarlo. A questo punto prendiamo della carta vetrata e iniziamo a scartavetrare leggermente. Ora prendiamo un altro po' di acqua e gesso e con le dita, ovviamente con i guanti, andiamo a massaggiare per coprire tutti quanti i buchini che sono rimasti. Questa è la testolina finita. È ovviamente abbastanza grezza, ma a noi va benissimo così, perché ci servirà soltanto avere le proporzioni degli occhi, del naso, dov'è la bocca, e quindi sarà strautile per creare delle protesi. Noi possiamo renderla ancora un pochino più liscia con altro gesso, oppure passandoci della colla per legno, che la renderà liscissima e lucente. Quindi, una volta finito, lo lasceremo ad asciugare e il nostro face casting sarà pronto. Questo
tipo di calco sarà essenziale per creare moltissime creature, tutte quelle che richiedono appunto una protesi su misura o comunque che si adatti molto bene alla forma del viso. Quindi al prossimo video. Ciao!